Luce, io sono Valerio e benvenuti anche oggi in un nuovo video. Oggi parleremo di animali totem e nello specifico parleremo del cervo. Il cervo è simbolo da sempre di regalità, forza e grazia. È una guida per eccellenza. Non è un caso sia spesso presente nelle fiabe con il ruolo di conduttore verso luoghi misteriosi, ignoti e magici, dove i personaggi della storia devono poi apprendere lezioni fondamentali sulla vita. In alcune culture, come quella buddista tibetana, è considerato il grande protettore, perché si dice abbia il potere di distruggere le forze negative che ostacolano lo sviluppo spirituale delle persone. Il cervo rappresenta anche il benessere e la prosperità, e ha la grande dote di donare l'arte della profezia, grazie alle sue grandi corna ramificate che hanno un collegamento diretto con i mondi spirituali superiori. Così come il cervo si salva dai predatori grazie alla sua agilità, così chi possiede questo totem può destreggiarsi con agilità tra i vari pericoli che la vita gli pone davanti, per poi uscirne indenne e vittorioso. La sua arma è spesso anche la dolcezza e la capacità di non cadere alle provocazioni. Questo totem trasmette la capacità di non ricorrere mai alla violenza, anche nelle situazioni limiti. Il cervo, possiamo ben dire, che dona quindi prosperità, connessione con i mondi spirituali, protezione, vigilanza e prontezza. Un non buon uso di questi poteri può portare a essere vittimistici e a utilizzare il proprio fascino per scopi non sempre positivi. In alcuni casi può portare anche alla pigrizia. Chiunque può richiamare a sé l'energia del cervo per osservare un vecchio problema attraverso una nuova prospettiva, una nuova luce. Per questo il consiglio è di richiamare l'immagine del cervo alla sera prima di andare a dormire. È importante cercare di percepire la sua presenza, per poi chiedergli, prima di addormentarvi, un'idea illuminante per affrontare il problema. Al risveglio o durante la giornata successiva, questo totem vi invierà delle intuizioni a cui non avevate minimamente pensato prima. Un'ultima cosa, il cervo insegna ad affidarci sempre all'intuito e alla propria bussola interiore. Ovviamente le informazioni che vi ho dato in questo video sono delle informazioni generiche. Se si vogliono proprio delle informazioni specifiche e quindi andare a scoprire quali sono i poteri propri del vostro animale totem, dovete imparare a effettuare il viaggio sciamanico e quindi andarli a chiedere direttamente a lui, perché come dico sempre, chi segue i miei video lo sa, i poteri di un animale totem, in questo caso del totem del cervo, sono diversi dai poteri del totem cervo di un'altra persona. E quindi, come vi ho detto, uno effettua il viaggio sciamanico, incontra il proprio animale totem e chiede a lui quali sono i suoi poteri, interagisce con lui. Ovviamente per fare questo dobbiamo sapere effettuare il viaggio sciamanico. Se non sapete farlo, vi lascio in descrizione a questo video due link. Uno è per effettuare una meditazione guidata gratuita per incontrarlo, però una volta incontrato, una volta fatto alcune domande, l'esperienza si concluderà. In realtà lo sciamanesimo, quello è l'inizio, no, del percorso sciamanico, e quindi vi lascio anche un altro link dove trovate tutti i nostri videocorsi e quindi anche i videocorsi, quelli base, per imparare a viaggiare nei mondi spirituali e incontrare le proprie guide e interagire in autonomia con loro. E niente, anche questo video termina qua. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatevi un like, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella, che così sapete che serve per essere sempre avvisati quando pubblichiamo un nuovo video o facciamo le nostre dirette. Io come sempre vi saluto nel mio modo, che è quello di mandarvi un grande bacio, un grande abbraccio, e noi ci vediamo prossimamente per un nuovo video. Ciao!